Allora, adesso stiamo per passare davanti alla piramide Cestia perché stiamo lavorando su un quartiere che è quello di Ostiense, municipio ottavo, e questa è un po' la base da cui si parte, cioè il territorio su cui si lavora. Il progetto Millennials Artwork è nato per questo motivo. Io sono Tiziano Panici, sono l'ideatore di Dominio Pubblico. Abbiamo fatto un bellissimo lavoro che è quasi finito, che racconta un po' questa allegoria che riguarda l'energia, visto che abbiamo fatto su un muro di un certo spessore che riguarda una certa ente, e praticamente racconta dalla preistoria all'ipermoderno, perché si parte dalla fiammella che si accende ai raggi laser che partono dagli occhi di lei, quindi un salto che va dal passato al futuro. Diciamo che come scenario racchiude un po' tutto il nostro lavoro, fa da cornice al nostro lavoro. Le cose belle ci piacciono. E noi lavoriamo per, diciamo, formare i ragazzi, no? Facciamo formazioni per ragazzi sotto i 30 anni, sotto i 25 anni, sotto i 18 anni, perché crediamo che vada coltivato il futuro. Questo progetto è nato proprio per creare una collettività, per farli sentire forti insieme, non essere isolati, non essere separati. Roma è una città che divide, ogni quartiere ha una sua storia ricchissima, bellissima, ma è chiuso in se stesso, non si apre verso l'esterno. Quindi siamo partiti dal Teatro India con l'idea di, appunto, prima di tutto far conoscere quel posto a chi lo abitava. Quello è stata la fabbrica della Miralanza, uno dei, come dire, dei poli delle industrie romane, quando Roma ha tentato di diventare una potenza industriale, e nasceva lì a fianco anche Eni, Italgas e tutti i tre gasometri che sono diventati nel tempo un simbolo della Roma contemporanea. Io li chiamo, diciamo che per me il gasometro è il terzo Colosseo, no? Che ormai è nello skyline, nell'immaginario dei romani. In generale io racconto un mondo che è alternativo alla realtà, vive del mio mondo, del mio linguaggio, e in questo linguaggio c'è sempre un personaggio, cioè in questo mondo c'è sempre un personaggio che è questa sorta di viaggiatore che è in tutti i miei muri come in tutti i miei quadri, che viaggio dentro queste dimensioni surreali perché è un po' come se stessi sognando, e solo che attraverso il sogno io cerco proprio di raccontare la realtà così come la vedo, attraverso delle simbologie, perché ho voluto raccontare un po' la mia visione che ho dell'uomo contemporaneo. Gli artisti sono appunto principalmente tutti da Roma, e qualcuno che conosco che è venuto qui, che ho conosciuto, che mi sembrava opportuno chiamare. L'obiettivo è che i ragazzi scendano in strada e imparino a conoscere il proprio quartiere. Una volta che i ragazzi sono scesi in strada, dovevamo trovare chiaramente un buon aggancio culturale. E cosa c'era di meglio se non la street art? Io penso che la street art sia un modo per sia riqualificare il quartiere, sia per esprimere delle tematiche. Marta Di Meglio e organizzo eventi culturali, e per marzo stiamo organizzando la valorizzazione del Ponte delle Conce, e i temi erano proprio quelli della conoscenza di questo pezzo dell'ottavo municipio, quindi Porto Fluviale, e il Ponte delle Conce e il cimitero cattolico. Quindi 5 muri, diversi artisti, tante opere collettive. Ora stiamo andando verso via degli Argonauti, dove stanno lavorando dei writers leggendari che sono attivi su Roma dagli anni 90. Io sono Paolo, in arte Goggio, e oggi si sta dipingendo questo muro a via degli Argonauti assieme a quelli che sono i writer che storicamente hanno dipinto questa parete nel corso degli anni. La parete è a tematica le argonautiche, gli argonauti, che sarà poi rappresentato appunto dai
graffiti dei writer che hanno dipinto qui sopra. Lo sfondo è totalmente industriale e ci ricorda di conseguenza questa zona che era la zona industriale di Roma. Dominio Pubblico e Millennials Artwork sono un progetto di networking, cioè senza l'aiuto degli altri, senza la creazione di una comunità viva, questo progetto non sarebbe realizzabile. Quindi oltre agli street artist, oltre agli artisti coinvolti, e un ringraziamento particolare va a Goggio Paolo Colasanti che insieme a me ha ideato tutta questa, diciamo, strategia urbana, ci sono però anche le istituzioni che comunque hanno un ruolo importante, a partire dal Comune di Roma che finanzia il progetto attraverso un bando che si chiama appunto Contemporaneamente, e poi ci sono le associazioni del quartiere. Ora siamo in via Libetta e tra poco passiamo accanto a Officine Fotografiche, che è dove appunto stiamo realizzando la murata degli Argonauti. Questo è un progetto di partecipazione attiva, di cittadinanza attiva, ed è l'obiettivo appunto che ci siamo dati e quello che stiamo realizzando.